entrato su questo canale, se ancora non mi conosci, sono Luca Di Naro, mi occupo di rasatura tradizionale. Questa puntata del 15, senti che bella voce, bella, perché ha fatto freddo. Il silenzio alle volte ripaga tantissimo. Allora, in questa nuova puntata ti voglio presentare che cosa? Che cosa di particolare? Un magnifico rasoio, un rasoio che ha fatto la storia, voi non voi l'ha fatta. Spesso e volentieri chi si appassiona di rasatura tradizionale comincia, inizia a camminare nei vari mercatini cercando rasoi sia di sicurezza che mano libera. Certe volte c'è anche la fortuna, quindi se sei fortunato trovi un bel mano libera sistemato, sistemato in buone condizioni, ma è abbastanza difficile. Quelli più facili da reperire sono i rasoi vintage, quindi i rasoi di sicurezza. Io ce n'ho uno qua sotto, però non ti spaventare perché questo è un rasoio del 1908, uno dei primi rasoi fatti prodotti da Gillette. La conosci la storia di Gillette? Gillette inventa il rasoio, rivoluziona il mondo perché lui era lui stesso possessore di un mano libera e si accorgeva che piano piano quel rasoio si stava consumando e comunque ogni volta ci dovevi perdere un po' più di tempo rispetto a una rasatura che conosciamo noi oggi, e quindi da lì la botta del genio: oggi mi devo fare la barba, mi devo sbrigare, andare al lavoro, e che faccio? Mi inventa il rasoio, ci è riuscito, e noi tutti noi oggi, la dislessia portami via, conosciamo Gillette, Camp King Gillette. Vattene a leggere perché la storia è interessante. Allora, io intanto te lo faccio vedere, te lo presento, l'ho pulito, l'ho tra virgolette restaurato. All'inizio non sapevo neanche che fosse un old type, ripeto, 1908, perché Gillette nei vari anni di produzione ha cambiato l'incisione del data code, cioè l'anno di fabbricazione del rasoio. Quindi se vai sui Gillette Slim Adjustable Fatboy o leggermente precedenti al 1920 riesci facilmente a identificarli. Poi su internet c'è Razor Emporium come pagina dove puoi trovare tutti i codici dei vari rasoi. Questo purtroppo è stato un po' difficile perché non ha il classico, aspetta che te lo faccio vedere, la classica scritta, magari qua si vede poco piccolina, qua c'è scritto addirittura l'anno di produzione, ma trovi delle sigle che possono essere A2, F1, che identificano appunto l'anno di produzione e il trimestre. In questo caso l'old type te lo faccio vedere perché io non sapevo neanche che fosse un Gillette, pensavo un classico, una classica copia, abituato al marchio Gillette fatto in modo quasi triangolare, chiamiamolo così. Questo non c'ha nulla, l'unico riferimento che lui ha è questa registrazione qua, che credo che sia registrazione del brevetto. In più, smontandolo, trovi un altro codice identificativo. Ma te lascio guardare un po' le immagini di come era prima, mentre io parlo, e come era dopo. Allora, questo rasoio che a me sembra, non vorrei azzardare, ma non dico che sia fatto in argento, però sinceramente il colore e anche l'ombreggiatura che è venuta fuori nel corso degli anni mi fa pensare che sia un materiale abbastanza prezioso. Il profilo che vedi, che riesci a vedere e che vedrai, non incute tanta dolcezza. Ricorda vagamente, per tutti gli amanti moderni della rasatura, un Mercur 15C super giù, per farci capire. Allora, io adesso mi devo divertire con questo rasoio, siccome c'ha tantissimi anni, è l'ora di provarlo. Ma come sai e come penso ormai tu m'abbia conosciuto, io mi voglio divertire con qualcosa di veramente pericoloso, perché oggi vado a utilizzare le feather. Le feather gialle, che feather significherebbe piuma. Infatti hai una piuma perché non la senti, ma se te tagli non te ne accorgi, vedi solo sangue che esce. Allora, diciamo che questo profilo è abbastanza impegnativo, è molto impegnativo, perché fa pensare appunto che la rasatura veniva effettuata non tutti i giorni, ma una volta sì, due no, una volta sì, poi c'erano quelli che tutti i giorni lo utilizzavano. Ogni rasoio ha un angolo diverso, questo è importante, quindi quando andrai a effettuare poi la parte più difficile, che è il contropelo, devi stare attento a prendere l'angolazione giusta, perché se no te massacri, o non c'è risultato o te massacri. Quindi ogni rasoio va conosciuto, ci tengo a precisare, lo devi conoscere, perché se no
se vai con, che ne so, l'angolazione standard, che te posso dire, di un Fat Boy, per dirti, sempre vintage, è differente, non c'è risultato. Quindi in questo caso oggi andrò veramente leggero come una piuma, spero, come diceva il poro Mario Brega, stamano può essere piuma come può essere ferro. Allora, poi ti tiro fuori anche un altro pennello di Frank Shave, cosa, ma hanno mannati, e io voglio provare un sintetico, però sto colore mi ricorda una cavalletta, non so per quale motivo, ma mi ricorda proprio una cavalletta sintetico, un plissoft soft medio, non proprio morbidissimo. Lo vado a mettere nell'acqua calda, anche se l'acqua calda ben poco fa, perché il sintetico sì, si dilata, ma non come un naturale. Allora, Luca caro, oggi che ci fa vedere? Oggi te faccio l'abbinata col bosco, oggi vado di Wigam Scottish Shader, e poi vado, sentiamo un po' che succede. Devi fare la pipì, vabbè, non so quando devi fare la pipì. Allora, Scottish Shader, che come dicevo, boschivo, un po' legnosetto, e poi vado a concludere con sta boccia. Sempre parlando di storia, questa una volta i soldati americani se la tracannavano, perché era prima un colluttorio e poi è stato trasformato in aftershave, ci hanno messo delle sostanze che te creavano poi il rigetto, eh? Hai capito? Quindi andiamoci a divertire nel frattempo che il bagno viene utilizzato anche per la sua funzione. Tre pezzi, con la differenza di tanti altri, il pettine è agganciato anche al manico, quindi non si stacca. Molto più comodo, dico la verità, perché l'inserimento viene in questo modo. Prendi la mettina, scarti la mettina, mi raccomando sempre, portate attenzione a tutti i movimenti che fate, perché se mettete le dita sul filo fate il prosciutto. Allora, eccolo qua. La comodità appunto è questo perno molto lungo che veicola in modo preciso la lametta senza troppi intoppi e troppe difficoltà. Poi prendi il gambo, tac, vedi? E l'ultimo pezzettino. Pure comodo per un discorso di sicurezza, perché non vai a girare la testina ma giri soltanto il blocco sottostante, che male non fa. Allora, questo è il profilo, te lo faccio vedere qua, guarda. Bello, accattivante. Certo, a pensare com'era prima e com'è adesso è tutta un'altra musica. Mi sto radendo con un pezzo di storia. Allora, Scottish Shader. Ogni tanto capita che chi inizia fa sempre la solita domanda: ma se metto l'acqua entro il sapone mi vengono i funghi? No, non ti viene niente. Al massimo ti può crescere la rughetta dentro. Non succede niente. È normale che se ci metti in quantitativo come questo qua, chiudi il sapone e lo metti sotto al sole, beh, qualcosa succede, però sta tranquillo che non succede niente, mi raccomando, l'importante è scolarlo bene alla fine, mi raccomando. Bene, siamo avanti. Ah, poi voglio dire una cosa, ricordate sempre giugno l'incontro a Milano, e forse a breve anche, forse, dico così, la butto là, forse verso Firenze, però ancora non so certo, non c'ho date, non c'ho niente, quindi lo sto dicendo giusto per dire. Ah, un'altra cosa che te voglio dire, poi sto cercando di riprogrammare queste benedette live che faccio qua sul canale, penso di aver individuato il giovedì, mo vediamo un attimo, purtroppo col lavoro che faccio è gran casino capire i giorni giusti o sbagliati. Allora, che faccio? Mi metto un goccetto di prebarbino? Ma sì, dai. Allora, intanto fase più importante è il visetto. Oggi si divertiamo. Mazza, l'acqua fredda. Oh. Ieri ha fatto un macello qua, non lo immagino. Aspetta, lascia quel visetto. Mi sono svegliata pure io. Il male non me fa, male non me fa. Ah, bello, bello. Perfetto. Tu pensa che sto rasoio ce l'ho buttato là, appoggiato lì, dico un giorno faccio il video, lo restauro, faccio vedere brevemente come lavoro io sui rasoi e poi lo vado a utilizzare. Poi ieri sera mi è presa la botta da matto, dico, senti, dico, vi qua, mo' ti sistemo io.
Allora, io ho scolato l'acqua della pasta del sapone dentro la ciotola perché mi vado ad avvantaggiare sul quantitativo che ogni volta dovrei aggiungere. Quindi, io vado a fare i miei giri classici, belli tranquilli. Allora, Wigan è un sapone abbastanza leggermente duro. Leggermente duro. Io non ho mai avuto nessun tipo di problema con sia il prelievo che il montaggio stesso. Te dura una vita, sto sapone. E poi c'ha delle profumazioni che sono veramente, veramente ottime. Allora, vediamo un attimo una cosa. Allora, noto con dispiacere purtroppo che alcuni peli, chiamiamoli così, alcune fibre sintetiche se stanno a fa' benedì, se stanno a staccare. Purtroppo succede, questo purtroppo succede. Allora, andiamo a fare il montaggio classico in ciotola, che a me piace molto di più, tu ormai lo sai. Devo dire che il pennello sta facendo l'effetto ventosa. È una cosa molto molto piacevole. Ah, King si chiamava, King. Allora, un goccettino di più di acqua, poco poco. Mi sembra benedetta quella che fai ricette su Keller Time. Ok, questo è il montaggio tra virgolette che mi dovrebbe servire. Poi ho fatto il montaggio, però come dico, come faccio spesso, lascio un attimo il sapone là a riposo e mi metto il prebarbino. Sì, perché te devo far vedere quanto dura, no? Se si secca, se non si secca. Metto un goccetto di Noai che mi aiuta. Baby Johnson, non c'è sta niente da fare, c'è la stessa fragranza. Mo, ditemi quello che vi pare, ma per me è Baby Johnson. C'hanno matto da bambino io. C'hanno completamente matto. Molto piacevole, dona un po' di scorrevolezza in più rispetto al sapone, ma non fa. Allora, in questo frangente il sapone non ha smontato di una virgola. Assolutamente no. Eccolo qua. Un po' rigidino sto pennello, eh. Abbastanza rigido, tiè, però a differenza del night brush punge leggermente di meno, però come rigidità, robustezza stiamo lì, eh. Allora sembra che io abbia messo il viso completamente sotto le foglie cadute in autunno durante il periodo delle castagne, proprio a faccia sul terreno proprio. Boh, io dico così, poi non è che voglio enfatizzare troppo la fragranza, però è così, mi ricorda proprio, sei mai cascato su tra un bosco e ti sei sentito quell'odore terroso piacevole, eh? Allora, idratazione, ce ne serve un po' di più. Olè. Eh sì, perché poi Giretta che ha fatto dice, ma io la mattina non ce la faccio a mettermi lì, vedi se il rasoio mi funziona, se è affilato bene, se mi taglia bene. Io faccio l'agente di commercio, devo scappare a destra e manca a sinistra, ma serve una cosa che sia abbastanza veloce. Io veloce mi fermerei là, poi ognuno fa come gli pare. Sta continuando a perdere setole, chiamiamole così, fibre. Mi resta a parlare di cose. Sembra che parlo dei cereali. Allora, spennellata un po' troppo ancora secca per me. Eccolo qui. Abbastanza rigido, eh? Non riesco ad aprirlo come voglio io. Preferisco più il tasso è veramente buono. Cioè, quella lantina sta aperta, quasi su baffi mia, che cacchio sto di. Ecco qua. A posto, via, guarda che schiumone che ha fatto. Schiumone che dico sempre che sia importante, ma deve essere corposo, non deve essere aria. Allora, dai, King, fammi divertire. Vedi perché dico Feder al top, top, al top proprio. Feder non la senti proprio, minimamente tagliare, non la senti proprio.
Allora, un altro piccolo consiglio che te do: se prendi un rasoio a pettine aperto open combo come questo qua, è molto 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 diretto, consiglio mio, utilizzalo come se fosse mano libera, quindi la pressione è leggerissima, quasi nulla. E accompagni il rasoio verso il taglio. Un attimo. E la cosa è che sto pennello sta perdendo un sacco di peli, eh. Tiè, che gli vuoi dire? La Ferrari, oh. Capirai, costeranno pure, però vale proprio la pena. Allora, vediamo qua. Oh, questa sì che è goduria. Old Type 1908. Che spettacolo, guarda. Ci ho messo un attimo, se ci hai fatto caso, no? Non ci ho messo tanto. Io mi perdo più in chiacchiere che altro, perché i miei video sono questi. Sono abbastanza chiacchierosi. Beh. Comunque ti racconto un po' quello che so, che conosco. Ecco qui, un po' più di acqua, mi raccomando. No, mi rimane troppo rigido questo pennello. Carino da vedere, sta cavalletta mi rimane un po' troppo dura. Controvero, l'angolo, mi raccomando. Spettacolare, oh. Spettacolare, sai, io così datato che riesce a darti ancora soddisfazioni. E c'era gente che gli buttava perché magari è morto il nonno, ce l'aveva, dice: ah, ma che ce fa con sto coso vecchio? A me quanto mi dà fastidio quando dicono sto coso vecchio. Profondità eccellente, ma proprio eccellente, però un po' capì. Che te devo dire? Sono liscio. Ma liscio, passa liscio? Aspetta, lo sciacquo un attimo. Fenomenale!
Perfetto, guarda. Ah, tac, tac, te ne sei accorto. È micidiale, guarda, veramente la fetta è micidiale, se lo so io così poi è ancora, ancora meglio. Aspetta, mi sciacquo il viso, no? Guarda, ottimo, ottimo risultato, magnifico. Anche se qua, aspetta. A posto. Allora, lo sai che ha segnato la storia, un nome che ha segnato la storia degli uomini, che poi il progetto doveva essere, inventa qualche cosa che le persone usano e poi buttano via. Qua l'unica cosa che buttavi via è la lametta, quindi il materiale totalmente riciclabile poteva riprendere vita. Ma allora, come vedete? Ok, a posto, bene, i veli che vedi sotto comunque, quelli ci stanno, non me li posso strappare, quindi se vede ugualmente, ma te posso assicurare che so liscio come la pesca. Hai capito? Quindi, ecco qua, rasoio che se lo trovi su eBay, compratelo subito. Spesso e volentieri capita che qualche dentino magari è leggermente più storto rispetto all'altro. Certo, non deve essere in modo esageratamente storto, però se lo trovi, compralo perché fa un affarone, uno di quei rasoi che va da Dio. Sì, ma potrei dire, posso comprare pure il Mercur 15C? Sì, per carità, ma vuoi mettere quello originale che c'ha più di 100 anni? E dai, no. Acqua Velva, famosa una bella botta di alcol, quello pesante. Tanto già lo so, anzi non tanto, ti dico la verità, non tanto, perché Feather va in profondità, la barba che ho fatto è una barba di 4 giorni, quindi molto molto lunghetta, la metta secondo me idonea per fare una barba del genere, per gustarsela, perché ti porta via il primo passaggio tutto, godi, dai, non mi dite no, non ci riesci con nessun tipo di rasoio, godi, e allo stesso tempo è delicata, quindi è una piuma, certo la devi sapere usare e devi azzeccare il rasoio giusto, perché devi mettere in conto pure un'altra cosa, magari sei un po' nervosetto, sei agitato, sei stressato, va di corsa, te trema la mano, per taglio poi ci sta, è normale che ci sta. Io ho visto gente che si è fatta, non dico male da mettere i punti, però si è fatta male. Oh, ok, me la so goduta. Quindi il nostro viaggio nella storia, nel percorso dei rasoi vintage, che ci hanno comunque sia una storia dietro. Io Giletto inizia un po' tutto quanto, ma quello che mi affascina di più è uno che sta là dietro, che è della seconda guerra mondiale. È qualcosa di eccellente. C'era un altro della rasoio Gillette da provare, che è stato riverniciato e risistemato e ha perso un po' il valore suo, però ti dico la verità, se ormai la cromatura è andata, a quel punto ci penserei pure a farlo riverniciare per dargli un'altra vita, semplicemente per quello. Poi per il resto è soggettivo, come dico sempre. Allora, se ti è piaciuto il video, mi raccomando, metti like, se ti iscrivi al canale sono contento, se condividi ancora di più, e noi ci becchiamo alla prossima. Mi raccomando, buone sbarbate e buoni acquisti da Luca. Ciao.